alziamoci in piedi e cantiamo l'inno 25. Questa terza domenica di avvento. O Signore, guidaci, illuminaci in questo periodo di penitenza, di riflessione, di distacco dalle cose terrene, questo percorso verso la Settimana Santa e la tua Pasqua di risurrezione. Amen. Amen. Inno 5. Yeah.
Inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, Dio che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Confessiamo i nostri peccati a Dio nostro Padre. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tu con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. E ama il tuo prossimo come te stesso. Recitiamo tutti. Dio misericordioso, confessiamo che siamo di natura peccaminosa e indegna. Noi abbiamo peccato contro di te nel pensiero, nella parola e nell'azione, da quello che abbiamo fatto e da ciò che abbiamo lasciato in compiuto. Non ti abbiamo amato con tutto il cuore, non abbiamo amato il nostro prossimo come noi stessi. Abbiamo giustamente meritato la tua punizione, presente ed eterna. Per il bene del tuo Figlio Gesù Cristo, abbi pietà di noi, perdonaci, rinnovaci e portaci, in modo che possiamo desiderare la tua volontà e le tue orme per la gloria del tuo santo nome. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascolta. Cantiamo l'inno 33.
Ascoltami, popolo mio, con gran timor, con umiltà. Io sono il solo eterno il Dio, io t'ho guidato a lì. Annunzio a voi la grazia divina e in luogo e per il comando del mio Signore Gesù Cristo io perdono a voi tutti i vostri peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ringraziamo il Signore cantando l'inno 7. L'inno 10. L'inno 10, scusate. Ho visto male sul film. 7 successivo. Saved a wretch like me.
Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla Rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono la profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché egli l'ha fatto, e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come a Meriba, come nel giorno del Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi: è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Amen. Amen. Andiamo ora all'inno 7. Thank you.
figlio amor, ed ogni bene ne avrà vantaggio lieve. A noi regno la prima lettura da Esodo capitolo 17, i versetti da 3 a 7. Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè, dicendo: perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete a noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno. Allora il Signore disse a Mosè: mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi con te anche in mano il bastone con il quale hai percosso il fiume e va. Ecco, io starò davanti a te sulla roccia che è in Ore. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele. A quel luogo mise il nome di Massa e Meriba, a causa della protesta dei figli di Israele, e perché avevano tentato il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi. Sì o no? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Seconda lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, versetti da 5 a 15. Capitolo 4, da 5 a 15. Giunse dunque a una città della Samaria, chiamata Sicar, vicina al potere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna dalla Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne bevve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Parola di Dio. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Leggo il testo della predicazione, non si canta l'alleluia perché siamo in quaresima, e il testo della predicazione dall'epistola di San Paolo ai Romani, capitolo 5, i versetti da 1 a 8, Romani 5 da 1 a 8. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore,
mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche delle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Con la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Beh, questo brano di Paolo, soprattutto per una chiesa protestante, è abbastanza centrale, perché introduce il concetto che mentre noi eravamo e siamo peccatori, siamo iniqui, siamo ingiusti, siamo un obbrobio ai suoi occhi, Cristo è morto per i nostri peccati. Noi affoghiamo come in una palude, nella melma del peccato, del nostro egocentrismo, dei nostri interessi carnali, corporali, materiali, nella nostra ricerca della ricchezza, del successo, del potere, della bellezza fisica. Della bellezza fisica. Bluetooth, ready for connection. Noi annaspiamo in questa palude che il tentatore in realtà ci mostra come tutta sfavillante, tutta piena di oro e d'argento, no? In realtà siamo in questa palude, annaspiamo, perché siamo immersi fin sopra i capelli nel peccato. Non basta il battesimo, sì, il battesimo è l'entrata nella comunità cristiana. Battesimo da bambini non basta, cancella sì il peccato originale, ma non basta a solo un po' di acqua a lavare queste incrostazioni che fin da infanti noi abbiamo, perché ce le portiamo nella nostra natura debole e peccaminosa. Questo non basta, anche se il battesimo significa, per questo che al di là della poca praticità, mi è sempre piaciuto molto il battesimo per immersione, perché il simbolismo è veramente forte nel morire sott'acqua al peccato e rinascere in Cristo. Però anche rinati in Cristo siamo sempre peccatori e imperfetti. Per quanto ci possiamo sforzare a seguire i comandamenti di nostro Signore, a seguire la via che Dio, via rapida, via un po' difficile, che Dio traccia per noi, non arriveremo mai alla perfezione. E questo Lutero l'aveva capito. Stava per diventare matto, in effetti. Lui da monaco cercava tutte le penitenze, le afflizioni, le mortificazioni della carne per cercare di essere perfetto come perfetto il Padre vostro. Ma si è capito che questa perfezione, questa imitazione di Cristo è appunto un'imitazione, non potrà mai essere perfetta quanto l'originale. E allora bisogna gloriarsi anche nell'afflizione, dice Paolo, sapendo che l'afflizione produce la pazienza di subire le ingiustizie da parte degli altri, la pazienza
di aspettare il ritorno di Cristo, la pazienza di aspettare il ricongiungimento con Dio. La pazienza genera esperienza e l'esperienza genera la speranza. La speranza è che appunto che il nostro Signore non ci giudicherà con un piatto della bilancia le buone azioni, le cattive azioni, perché pochissimi esseri umani, se non nessuno, potrebbero equilibrare. Sappiamo benissimo che spesso anche le nostre buone azioni sono comunque contaminate dal peccato. E allora Paolo fa un esempio che è attuale oggi come era attuale 2000 anni fa, cioè difficilmente uno morirebbe per un'altra persona. Non è una cosa che si fa facilmente. Però forse per una persona buona uno avrebbe la forza di morire. Mentre Dio invece mostra questo suo amore sconfinato per noi in questo, che mentre noi siamo peccatori, eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per i nostri peccati. La croce è l'evento centrale della storia della salvezza. In questo Cristo, agnello sacrificale, ha pagato per tutti noi, per i nostri peccati. Senza questo sacrificio noi saremmo ancora sotto la legge e quindi sotto tutte le prescrizioni e giudicati col modello della giustizia di Dio, la bilancia. Quante azioni buone hai fatto, quante azioni cattive hai fatto, e insomma, non è facile salvarsi in questo modo. Ma noi siamo sotto la grazia, perché Gesù ci ha spinti sotto la grazia col suo sacrificio in croce. Essere sotto la grazia significa essere riconoscenti, seguire le vie del Signore e le sue comandamenti, ma senza l'ossessione della raccolta dei punti della coppa, come dico spesso nei miei sermoni. Cioè, ci libera dalle indulgenze, dal doverci liberare da 1000 anni del purgatorio, che non esiste il purgatorio, spero lo sappiate, il purgatorio non esiste. Esiste la misericordia di Dio, che è molto più forte della sua giustizia. E spesso io ho sempre sentito fra i fedeli, ma anche fra ragazzi magari del catechismo, alcune opposizioni intime alla misericordia di Dio. Un caso plateale è quando spesso si racconta la parabola del figlio prodigo, no? Che poi in realtà più che del figlio prodigo è la parabola del padre misericordioso. E tutti questi ragazzi ovviamente a dire: ma non è giusto che il padre, quell'altro è lì, ha seguito tutte le regole del suo padre e deve essere messo allo stesso pari di questo che ha dissipato in gozzoviglie, in prostitute, l'eredità del padre. Quella parabola ci semplifica molto bene questo concetto di Paolo, cioè che la misericordia di Dio, questo padre viene raffigurato al limite della sua proprietà, che guarda, vede questo figlio derelitto e peccatore che torna e non che lo aspetta, gli va incontro, lo raggiunge e lo abbraccia e non lo vuole più lasciare. Ed è questo. Ed è questa la fonte dell'acqua che si leggeva nel Vangelo di Giovanni. Più avanti nel Vangelo di Giovanni si fa riferimento ai famosi fiumi d'acqua viva che sgorgeranno, e quest'acqua non è altro che la grazia che ci arriva attraverso il sacrificio di Gesù. Non è altro che lo Spirito Santo che ci invia per illuminarci, per riuscire a comprendere le Sacre Scritture, per guidare la Chiesa. Quest'acqua
che il popolo di Israele, come abbiamo visto nella prima lettura, popolo dalla cervice pura, popolo che dopo tutte le meraviglie e i miracoli che Dio ha operato tramite Mosè, continua a mormorare. E quindi, ma ci hai portato qui nel deserto a morire di fame. Ecco, un Dio che ti libera dalla potenza del Faraone, che ti fa passare attraverso il Mar Rosso, che se, ti farebbe morire di fame e di sete. Ed è spesso questo, però, popolo di Israele, bisogna un po' anche auto-identificarsi, perché è vero che noi spesso dubitiamo nei momenti di difficoltà della bontà di Dio, del piano che Dio ha per noi, dubitiamo, pretendiamo, litighiamo con Lui perfino. È ovvio, litigare con Dio è comunque preferibile all'ignorarlo, questo è chiaro. Però noi siamo sempre a chiedere a Dio. E essere invidiosi del nostro prossimo, perché lui sia avuto questo e io no? Perché quello, poi nelle cittadine o paesi piccoli, questa è una cosa che diventa, diciamo, il passatempo ufficiale di tutta la comunità, purtroppo. È così. Noi siamo sempre a guardare quello che accade agli altri, non perché quando il nostro prossimo è nella difficoltà lo aiutiamo, gli facciamo veramente sentire il precetto evangelico ama il prossimo tuo come te stesso, no, ma perché magari ha avuto un lavoro migliore del tuo, ha avuto un premio alla lotteria, ha avuto questo, ha avuto quest'altro e noi siamo in. E allora noi chiediamo a Dio. E quindi non riusciamo a conseguire né pazienza, né esperienza, né speranza, come dice Paolo. Sappiamo solo lamentarci. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo è morto per noi. Io non so, spesso ognuna di noi magari può avere e può raccontare degli episodi della sua vita circa una conversione verso Dio o circa un problema di comunicazione verso Dio, una perdita di fiducia verso Dio. Un silenzio di Dio, che in realtà Dio ci parla, noi siamo incapaci di ascoltarlo. Silenzio di Dio, che è oggetto di tante opere di letteratura, del cinema. Questo silenzio è in realtà la nostra incapacità di ascoltarlo, come se avessimo dei tappi di ovatta. Questi tappi di ovatta sono costituiti appunto dal nostro egoismo, dalla nostra pretensione, da questo chiedere. Dietrich Bonhoeffer, nel carcere, prima di essere ucciso, scriveva che Dio non ci dà quello che noi chiediamo. Dio ci dà quello che è meglio per noi, che sono due cose molto diverse. E quindi noi siamo perduti senza Dio. Noi eravamo perduti, siamo perduti e saremo perduti se non accettiamo l'amore di Dio. E noi quindi siamo giustificati per fede, siamo salvati perché la grazia che abbiamo in Gesù Cristo immeritata ci salva. Ci salva dalle afflizioni più spaventose, quelle spirituali, ci salva perché poi ci accoglierà nel suo regno. Spesso Gesù, e vado a concludere, spesso Gesù è rappresentato in una storia dell'arte, soprattutto in epoca medievale, come il giudice severo.
E quindi la teologia cattolica cosa gli ha messo accanto? Gli ha messo la madre che intercede, Maria, diventata poi la Madonna. In realtà non bisogna radicalmente cambiare questa nostra visione su Gesù. Gesù è colui che si sacrifica per i nostri peccati, che muore tra sofferenze atroci per i nostri peccati. È colui che perdona i suoi carnefici dalla croce. Quanti di noi saprebbero perdonare in una situazione così dolorosa e disperata i propri nemici, i propri carnefici? E Gesù ci chiede di imitarlo, ci chiede di imitarlo, di prendere anche noi la nostra croce, più grande, più piccola, a seconda anche dalle spalle larghe o piccole che abbiamo, e di seguirlo su questa via impervia, ma che in cui si noi possiamo ringraziarlo, possiamo essere grati di questa salvezza che lui ci offre in maniera gratuita e disinteressata. Più in là Paolo dice: se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Quindi questo invito di Paolo, che poi Lutero ha ripreso come base della teologia protestante, non è come qualche apologeta cattolico di altro tipo vuole maliziosamente dire, cioè un invito al lassismo, un invito al... Anzi, proprio perché lui ci salva gratuitamente, noi bisogna offrirci gratuitamente a lui. Noi dobbiamo essere grati e seguire il suo insegnamento per questo. Siamo stati giustificati con il suo sangue e lui ci chiede di versarne un po' per il nostro prossimo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre si aiutava. Siamo lì non 62. Io fammi strumento della tua pace, dove c'è odio portare l'amore, e c'è offesa abbonare il perdono, e c'è dubbio infondere fede. Ai disperati ridare speranza, dove c'è il buio far sorgere il sole, dove tristezza diffondere gioia, donare gioia e tanto amore, gioia ed amore, gioia ed amore.
fammi strumento della tua bontà, dammi la forza di consolare i cuori. Non voglio avere, ma solo donare, dire amare i miei fratelli. Solo se diamo riceveremo, se perdoniamo avremo il perdono, solo morendo rinasceremo, rinasceremo. Dal librettino giallo andate a pagina 7 e pronunciamo insieme il credo di cielo. Crediamo in un unico Dio, Padre onnipotente, creatore di cielo e terra, di tutte le cose visibili e invisibili, e in un unico Signore Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio, generato dal Padre prima di tutti i secoli, luce da luce, Dio veritiero da Dio veritiero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Attraverso di Lui sono state create tutte le cose. Per noi genere umano e per la nostra salvezza discese dai cieli, e attraverso lo Spirito Santo si è incarnato nel ventre di Maria Vergine e si è fatto essere umano. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato e morì e fu sepolto. E risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e ascese ai cieli e siede alla destra del Padre, e nuovamente giungerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. E nello Spirito Santo, Signore e Datore della vita, che procede dal Padre, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, ha parlato attraverso i profeti, nella Chiesa una cattolica ed apostolica. Professiamo un unico battesimo per il perdono dei peccati, aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che viene. Amen. Potete uscire a sedere nel momento delle preghiere di intercessione. Manda il tuo Spirito sopra di noi e rinnova i cuori, tu fuoco d'amore. O Signore, raccogli le nostre preghiere, quelle dentro i nostri cuori. Ti preghiamo per tutti coloro che sono nella malattia, nel dolore, nell'afflizione. Rendici disponibili, aperti per confortare il nostro prossimo. Ti preghiamo per tutti coloro che sono in carcere, che sono condannati a morte nel mondo, per tutti coloro che sono discriminati, sfruttati. Ti preghiamo per tutti coloro che nel mondo esercitano l'autorità, affinché la possano esercitare per la pace e il bene comune e non per il potere, fine al potere e per i loro interessi personali di classe. Tutto questo noi ti vogliamo pregare nel nome di Gesù. Amen. Amen. Cantiamo l'inno 47.
Spighe d'oro al vento, antica eterna danza, per fare un solo pane spezzato sulla mensa. Grappoli sui colli, profumo di letizia, per fare un solo vino, bevanda della grazia. Con il pane e il vino, Signore, ti doniamo le nostre gioie pure, le assese e le paure, frutti del lavoro e fede nel futuro, la voglia di cambiare e di ricominciare. Dio della speranza, sorgente d'ogni dono, accoglie questa offerta che insieme ti portiamo. Dio dell'universo, raccogli chi è disperso e facci tutta chiesa una cosa in te. E segui la liturgia dal foglietto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i vostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Renditi grazie sempre ovunque, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Perché oggi tu svegli il mistero della nostra salvezza e manifesti la luce dei popoli, il tuo Figlio Gesù Cristo. Egli è venuto sulla terra come uomo mortale e ci ha rinnovati nello splendore della sua vita divina. Per questo proclamiamo con gli angeli, martiri e testimoni della fede l'inno della sua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto sei tu, Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione. Tu hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unico figlio affinché tutti coloro che credono in lui non periscano ma abbiano vita eterna. Egli istituì un memoriale duraturo delle sue azioni salvifiche. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi. Quando scese nello stesso modo, prese il calice del vino, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebriamo dinanzi a te, o Padre, l'incarnazione di tuo Figlio, le sue parole, i suoi miracoli, la sua umiliazione, la sua obbedienza fino alla morte in croce e la sua risurrezione nella gloria. Tu lo hai esaltato al di sopra di ogni cosa e gli hai dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Mistero della fede. Cristo è risorto, Cristo è risorto, Cristo ritornerà. Con lode e ringraziamento portiamo questi segni del tuo amore dinanzi a te, ti preghiamo,
Manda il tuo Santo Spirito e colma questi doni con il suo potere vivificante, anche affinché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo dilettissimo Figlio. Il pane che spezziamo sia partecipazione al corpo del Signore. E il calice per il quale rendiamo grazie sia comunione con il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Benedici tutti un solo corpo, poiché tutti condividiamo l'unico pane e l'unico calice, in comunione con Maria, Madre di Dio, con gli Apostoli, i Martiri, Francesco d'Assisi, Filippo Neri, Agostino, Martin Lutero e tutti i testimoni della fede, con il nostro Vescovo Andrea, il Vescovo di Roma Francesco, il Patriarca Ecumenico, l'Arcivescovo di Canterbury, il Collegio Episcopale, con tutte le donne e gli uomini chiamati ai ministeri della tua Chiesa, il popolo di Dio e con tutta la Chiesa, noi ti lodiamo, attendendo con gioia la venuta del tuo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo. Signore, ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentate nella certezza della tua misericordia e nella speranza della risurrezione, in particolare il nostro fratello Massa. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria nella tua Santa Chiesa, ora e in eterno. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, recitiamo insieme. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare dalla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un gesto di affetto, amore e pace. Pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Cantiamo l'inno 54. Per amore.
quando io lo so tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci supererà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore, noi speriamo in te. Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. Tu da mille strade ci raduni in unità e per mille strade poi dove tu vorrai noi saremo insieme di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Corpo di Cristo dato per te. Amen. Sangue di Cristo. Sangue di Cristo da per te. Recitiamo insieme, dopo l'Eucaristia, dal foglietto della liturgia, il Nunc Dimittis. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Amen. Mettiamo un ultimo inno, il numero 38.
Gloria al Padre, al Dio d'amor, gloria al Figlio suo divino, allo Spirito Creator, gloria e lode senza fin, gloria al Padre, al Dio d'amor, gloria al Figlio suo divino, allo Spirito Creator, gloria e lode senza fin, gloria al Padre, al Dio d'amor, gloria al Figlio suo divino, allo Spirito Creator, gloria e lode senza fin. Signore, ci benedica e ci protegga. Signore, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci sia propizio. Il Signore rivolga verso di noi il suo volto e ci dia la pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen, Signore. Amen. Nel nome del Signore portate la pace e andate in pace servendo il Signore. Sia lode a Dio.